Elezioni amministrative. Nel centrodestra Forza Italia lancia la candidatura a sindaco dell'assessore Raffaele Gentile. Ascoltiamo in proposito il sindaco uscente Martino Tamburrano. Sì, in effetti a Massafra purtroppo il centrodestra non è unito. Io mi permetto di parlare solo a nome della lista di Forza Italia, della lista Schittulli, di quella di Salvini, della Rivoluzione Cristiana e delle altre liste civiche che appoggeranno il nostro candidato alla carica di sindaco. Sono stato osservatore in questi giorni di quello che sta avvenendo, parlo delle aggregazioni un po' atipiche, un po' anomale rispetto a quello che è stato l'impegno di chi si sta proponendo in questa città. Noi invece è come se non avessimo mai smesso di continuare ad amministrare questo paese. Infatti il nostro slogan sarà Massafra ogni giorno e ogni ora, nel senso che tutti quelli che continuano a far parte di quella parte del centrodestra che proporrà Raffaele Gentile a sindaco di questa città sono quelli che tutti i giorni si impegnano da tanti anni per far crescere questo paese e da tanti anni ricevono il consenso della città anche con due numeri abbondanti rispetto al 50%. Quindi noi continuiamo col nostro impegno, continuiamo attraverso la espressione di uno di noi, di uno della giunta, di uno che da 10 anni fa parte della mia giunta con incarichi importanti, di una persona che è stato il primo degli eletti nel 2011, di una persona competente, di una persona trasparente, di una persona che si è impegnato, di una persona che ha dato l'anima perché questo paese raggiungesse anche quella percentuale di differenziata che non ci ha permesso di pagare l'ecotassa, di una persona che è quotidianamente tra la gente, di una persona che è stata che è cresciuta nell'impegno politico e amministrativo, sa di che cosa parla, credo di averlo dimostrato che è capace di reggere le sorti di una pubblica amministrazione. Sono tutti o quasi tutti i consiglieri comunali e gli assessori impegnati in questa battaglia. Il nostro programma è di continuità, il nostro programma è quello di verificare che cosa in questi anni non abbiamo completato e dobbiamo completare e soprattutto vogliamo dire alla gente che il nostro programma, vogliamo ridire alla gente, il nostro programma è quello di proiettare la nostra città verso Taranto, verso Bari e verso Roma. Lo abbiamo già fatto, io ho anche, proprio per l'impegno politico e la capacità politica, ricevuto anche la carica individuato da più partiti, anche in una trasversalità, la carica di presidente della provincia. E adesso credo che questa nuova coalizione, dico nuova perché non c'è una parte del centrodestra, quindi è nuova per la nostra città, possa proiettare un altro persone alla mia scadenza dell'incarico provinciale alla provincia, alla regione, perché no? Noi continuiamo a sognare che Massafra può avere un parlamentare, allora chi è venuto per rompere il centrodestra della nostra città deve capire che forse al di là di quell'azione io ritengo molto indegna fatta alla nostra città, per il momento mi limito a dire indegna, poi lo specificheremo meglio che cosa è avvenuto in questi giorni. Non ha fatto altro che danneggiare un clima di serenità, operosità, competenza e solidarietà verso la nostra gente che aveva dato il centrodestra nella nostra città. Oggi una parte è andata via, proponendo un altro candidato, noi rimaniamo invece fedeli a quel programma, a quella coerenza e soprattutto continuiamo a ritenere importante la unità, facciamo ancora in tempo. Sul candidato Gentile si possono spendere tutte le forze del centrodestra, quindi siamo qui ancora ad attendere che qualcuno possa ragionare meglio nell'interesse generale e possa rimandare al mittente i forestieri
e possa rimandare al mittente i giochi, perché Massafra non ha bisogno di riprendere quei giochi di 20 anni fa, ha bisogno di essere amministrata bene, ha bisogno di essere coesa per dare il meglio. E io sto guardando con attenzione quello che viene dall'altra parte, non certo con atteggiamenti di scontro, ma di dialettica e di confronto, perché crediamo che occorre anche il confronto perché la gente possa stabilire chi può essere idoneo a continuare a amministrare questo paese. L'appello è riferito all'altra parte del centrodestra, che continua a stare ancora in amministrazione, con le quali mi confronto ancora ogni giorno, e l'appello è anche all'altra parte che si sta proponendo a confrontarci sulle cose da fare e soprattutto ad esprimerle. Non siamo a una campagna da social, non credo che sia opportuna e utile, siamo invece a una campagna per avvicinare i nostri imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i giovani, le donne, gli anziani, e proporre in ogni angolo della città e dare le motivazioni della proposta che ogni singolo sindaco deve fare. E quindi per noi diventa molto più facile, abbiamo solo da dire di che cosa ci dobbiamo occupare per continuare il nostro impegno. Quindi ripeto il nostro slogan: Massafra ogni giorno, ogni ora, e l'impegno non solo continua, ma si arricchisce di tante persone e tanti altri professionisti, addirittura imprenditori che si cimenteranno con noi per dire: questo è il nostro programma di concretezza. Ci piace anche sognare, però non mettiamo i sogni al primo punto, mettiamo la concretezza, la capacità e la realizzazione. Per i sogni ci stiamo attrezzando e vogliamo anche concorrere a farli. C'è sempre quella parte di una parte di forestieri che in 10 anni ho rigettato al mittente, ma che oggi forse hanno trovato qualche fessura e si sono di nuovo infiltrati. Quelli danneggeranno il nostro paese. Io avvertirò i miei alleati, ancora oggi alleati e amici, di guardarsi bene, perché quelli possono rovinare la nostra città. Noi la amiamo, non so loro fino a quando, per fare queste cose credo che hanno abbassato il livello di amore verso la nostra città, e credo invece che vanno fatti ragionare per cercare di trovare comunque una sintesi che possa portare non alla vittoria. Noi non abbiamo bisogno di vittoria, noi stiamo continuando l'impegno, abbiamo bisogno di affermazione delle nostre idee, che è una cosa diversa, e della nostra coerenza. Dall'altra parte non denigriamo, non ci scontriamo, non diciamo che sono meno bravi, ma vogliamo confrontarci in un programma sicuramente che può arricchire l'una e l'altra parte. In democrazia ci vuole uno che vince e uno che controlla. Noi vogliamo invece in questo momento azzerare per vedere chi può avere la migliore competenza e la migliore proposta ed eventualmente dirlo ai cittadini di Massafra. No, assolutamente, noi il candidato ce l'abbiamo da tempo, abbiamo atteso invece le mosse degli altri, che sono state ieri molto precipitose, e il parterre continua a essere di forestieri, quindi la nostra attesa era di responsabilità, ma il candidato ce lo abbiamo da tempo, abbiamo dato a lui mandati esplorativi, abbiamo detto confrontati, lo ha fatto, purtroppo hanno vinto i forestieri che hanno imposto qualcosa, che hanno imposto in questo caso la frattura del centrodestra. Quindi noi ancora, nonostante quello che è avvenuto ieri, speriamo che ci possa essere un'unità. E vi assicuro che dai nostri palchi non ci saranno parole grosse o confronti aspri, ci sarà solo un confronto sobrio con chi oggi si appresta a essere candidato a sindaco di questa città. Ho visto bene, so leggere i simboli, mi dispiace tantissimo, purtroppo non ci posso far niente. Noi abbiamo tentato fino alla fine, con tutte le nostre forze, di dire e di chiedere perché. Non solo non ci è stato dato un perché, ma non abbiamo capito
perché hanno dato retta a quella persona che si è seduta a fianco del nostro vice sindaco, del mio vice sindaco, del nostro presidente del Consiglio, quando il 30 settembre, unitamente a un altro parlamentare, ha tacciato questo paese di collusione mafiosa. Quindi credo che qualche problema c'è, e questo lo deve capire la gente. Quindi ripeto per l'ennesima volta, l'appello lo continuo a fare all'unità di tutto il centrodestra. Mi auguro di no, perché comunque l'80% dei consiglieri, degli assessori è ancora con questa parte del centrodestra e credo che ci starà fino alla fine. Anzi, tutti quelli che hanno partecipato nel 2011 con me alla battaglia per riproporre la mia candidatura a sindaco, e ci siamo riusciti con oltre il 60%, è ritornato con entusiasmo così nei nostri uffici e dalle nostre parti, si dice, no? E quindi questo ci ha dato un rinnovato entusiasmo, qualora ce ne fosse ancora bisogno, e soprattutto la forza, perché siamo anche un po' stanchi, ma la forza l'abbiamo ripresa per amministrare ancora meglio questa città. Io temo solo la morte. Per quanto riguarda la politica, credo di aver dimostrato che non temo nulla, perché da oltre 30 anni la nostra proposta è sempre quella vincente in questo paese. Però non siamo qui a sciorinare numeri, capiamo che l'impegno deve continuare con serietà e partecipazione, e siamo qui a confrontarci continuamente con la gente.